Ciao a tutti, bentornati sul canale, io sono Pasquale e questo è il risparmio, come si vede dal titolo, insomma, grossissime novità per quanto riguarda i miei investimenti, per quanto riguarda i miei risparmi. Andiamo subito a vedere perché ho fatto determinate scelte, perché ho deciso appunto di muovere tutti i miei fondi dall'account broker di Toro a Trading 212. In realtà un po' si era capito anche nei giorni passati perché avevo fatto delle variazioni, avevo fatto anche una mini recensione su una nuova feature di Trading 212 che era in beta e adesso invece è in reale, per cui si possono usare quei grafici aerogrammi a torta in maniera reale e adesso andiamo a vedere anche cosa ho fatto e perché. Prima di cominciare, ovviamente, se questi contenuti sono di tuo gradimento, ti chiedo di lasciare un pollice in su iscrivendoti al canale e cliccando la campanella delle notifiche se sei nuovo, così non ti perdi nessun video successivo. E il pollice in su, sia che tu sia iscritto o no, per aiutarmi a crescere su YouTube e far capire all'algoritmo di YouTube che i miei contenuti sono di tuo gradimento. Andiamo tu subito al computer, così andiamo a vedere cosa ho fatto. Questa ovviamente è la piattaforma di Trading 212 aggiornata, perché dopo appunto che era stato fatto quel video sulla funzione beta, essendo stata implementata in reale, è stata anche aggiornata la loro piattaforma via web in modo da essere uguale a quella sul telefonino, perché quella via web non riportava alcune informazioni. Adesso voglio far vedere un attimino queste informazioni quali sono. Ad esempio, prima io ho questa azienda in portafoglio, T. Rowe Price. Se andavo giù non trovavo niente. Invece qui adesso trovo anche i company details, tutte quante le informazioni fiscali dell'azienda, dove l'headquarter, chi è l'amministratore delegato, qual è il market cap e tutti i financial summary anche per quanto riguarda lo statement annuale e trimestrale. E poi si può andare a vedere tutti gli statement in reale per i 3 anni precedenti, sia dal punto di vista annuale che quello trimestrale. Si possono vedere le informazioni di cash flow e i dettagli dello strumento su come si può appunto tradare e anche il full balance sheet. Insomma, sono state apportate delle modifiche particolari che in realtà sui Toro sono già presenti, però appunto quello che dicevo prima. Adesso ho potuto creare questi portafogli che sono separati, entità separate fra di loro, che poi alla fine vanno a dare un risultato finale in totale, diciamo, del proprio portafoglio, ma io riesco a gestirli in maniera diversa. E ne ho creati tre. E andiamo a vedere uno per uno. Questo qui è il primo, è il più semplice. Sono 4 aziende, Microsoft, Amazon, Facebook e Alphabet, e ho creato un portafoglio Big Tech che secondo il rendimento medio annuale basato su 5 anni precedenti dovrebbe dare un rendimento annuale circa del 31,37%. Ovviamente sono delle cose stimate perché le performance passate non vanno a indicare le performance future. E ho diviso questo portafoglio con 30% di azioni Amazon, 30% di azioni Microsoft e 20% ciascuno di Facebook e Alphabet. Questo qui sarà circa il 20% del totale del mio portafoglio di Trading 212, sarà appunto una spinta, diciamo, verso la crescita un po' più esponenziale, ma allo stesso tempo andrà ad aumentare la volatilità del portafoglio. Il secondo portafoglio che ho creato è un portafoglio di ETF in cui ho inserito 4 ETF, 2 vanno a creare un po', diciamo, a seguire il trend, per cui il VanEck Vectors Video Gaming and Esports, il famosissimo, un 35%, poi l'iShares Global Clean Energy un 25%, poi ho preso un ETF sul Nasdaq col 20% e anche un ETF sul momentum col 20%. Anche questo portafoglio mi serve a dare una spinta, però un po' più settorializzata, relativa appunto a due particolari mercati di riferimento molto ampi, e poi anche vado a seguire il momentum, per cui anche qui cerco di seguire il trend, ma in maniera un po' più diversificata, appunto avendo aggiunto due ETF particolarmente ampi, come quello che segue il Nasdaq 100 e quello che segue il Momentum Factor. Questa parte dovrebbe coprire il 25 e il 30% del portafoglio totale. Poi l'ultima parte è il portafoglio più grande, che dovrebbe andare a coprire appunto quella 50-55% di parte rimanente del portafoglio, che è un portafoglio, questo qui, che ha, lo andiamo a vedere qui, tutte queste aziende che adesso non vado a linkare. Abbiamo Walt Disney, Adyen, Johnson & Johnson, Pepsi, AMD, Salesforce, Nvidia, Alibaba, Target, insomma una serie di aziende che sono state selezionate in base a sia ad essere aziende conservative, per cui un po' del Dow Jones, quelle un po' più distanti diciamo, dal fattore tecnologico,
Poi ci sono anche aziende di servizi particolari, ho fatto anche una recensione sul mio sito Union Pacific, aziende finanziarie come la T. Rowe Price, aziende di REITs come la Innovative Industrial Properties, per cui è un portafoglio molto più diversificato, contiene 20 aziende e dovrebbe dare intorno al 47,48% anno, così come è impostato, però come si può vedere qui ogni azienda è il 5%. Ovviamente queste sono delle percentuali che andranno a cambiare nel tempo, perché io voglio dare più spazio ad alcune aziende rispetto ad altre. Siccome questo portafoglio deve essere un po' più conservativo, deve avere meno volatilità, anche se mi dà meno rendimento, per cui andrò a puntare più soldi su quelle aziende che sono un po' più stabili, meno volatili, tipo Walmart oppure anche Starbucks, quelle aziende che sono distanti dal settore tecnologico. Questo cosa quando succederà? Quando il portafoglio totale, questi tre portafogli, saranno intorno ai 10.000 euro. Adesso il portafoglio è circa 2.000 euro in totale. In questo momento non ha senso, perché avere 2 euro in più da una parte o dall'altra non fa nessuna differenza su un, diciamo, su un importo così basso. I fondi che poi andrò a trasferire dai Toro su questa piattaforma andranno a rimpolpare il portafoglio totale. Sui Toro renderò invece il portafoglio privato e ci andrò a fare solo dei trading miei personali. La decisione l'ho presa per un motivo molto particolare. Non voglio la responsabilità della gente che mi venga a copiare. So che a questo punto potrei rinunciare a delle fee mensili, dei contributi mensili. I Toro al primo livello, quello di pagamento, da già $500 al mese. Però non me la sento, non voglio maneggiare i soldi degli altri. Preferisco maneggiare i miei. Lì farò del trading in privato, saranno soldi miei. Se li perdo sono miei, se li guadagno sono miei, punto. Tra l'altro, una cosa che non ho detto, ho avuto il primo iscritto, Antonio, con Trading 212, e ho avuto la possibilità di prendere la prima azione gratis, che è quella di Starbucks. Loro dichiarano che l'azione che ti può essere data gratuita è massimo 100 euro, Starbucks quando mi è stata data, regalata, era $73 e qualcosa, per cui comunque non distantissimo dal valore che danno loro. L'azienda viene data random dal sistema automaticamente, quando si clicca, automaticamente il sistema ti regala un'azione. Mi raccomando, se ti iscrivi col mio codice di riferimento qua sotto, col codice affiliato, fai in modo che tu non lo faccia in presenza di alcuni ad block o alcune tipologie di antivirus che bloccano appunto queste tipologie di link, perché altrimenti sia io che te non andiamo a ricevere l'azione gratuita. Mi raccomando. Bene, spero che questo video sia stato di gradimento per chiunque e soprattutto per chi mi segue qui su YouTube e vuole capire come porto avanti i miei investimenti. Ovviamente questa scelta è stata fatta con ponderazione, ci ho pensato un po'. Io sono sui Toro diciamo dall'anno scorso, poi da aprile avevo ripreso ad investire, però appunto ho valutato un po' le cose. Avrò sempre i link affiliati qui sotto, perché comunque io continuerò ad essere presente sulla piattaforma di Toro, non è che la sto lasciando perché magari non mi ci trovo bene, semplicemente non voglio avere più il portafoglio pubblico, non voglio più gestire soldi di altre persone. Tutto qui. Grazie mille di avermi seguito fino alla fine, mi raccomando, se ti è piaciuto il video lascia il pollice in su per l'algoritmo di YouTube, iscriviti al canale, clicca la campanella delle notifiche se sei nuovo sul canale ovviamente, e anche per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!